Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Kevin di Bug Power Pro e oggi iniziamo un nuovo video su GTA Online e riprendiamo subito sulla nuova serie Cutscene. Allora, prendiamo subito una macchina e ci dirigiamo oggi verso l'Idra. Oggi faremo un po' di cutscene. Come vedete ci sono solo queste persone, 1, 2, 3, cioè sono 5 persone in questo server. Però cerchiamo di umiliarle facendo un po' di loro un po' di strage. Comunque, togliamo sta musica che dà fastidio. Ci dirigiamo velocemente verso l'Idra. Dove l'hanno messo? Eccolo qua, all'ospedale. Bene. Ho preso questo veicolo nuovo che è uscito da poco in questo, probabilmente nell'ultimo aggiornamento. No, è un veicolo non blindato, però è molto veloce, è un bellissimo fuoristrada. Allora, andiamo. Che il tempo qua corre. E diamo una svolta. Comunque oggi faremo un po', come posso dire, i militari, faremo un po' i mercenari. Cerco di non morire e fare, cioè, di quando rinascono sempre di umiliare, di uccidere sempre lo stesso. Ok, ci fermiamo giusto qua. Intanto andiamo su questi dottori che mi danno. Ok. Scusate. Ragazzi, vi regalo questa. Prego. Tenetela con cura. Oh, scusa, mi dispiace. Vabbè, soltanto visto che sono pigro e non voglio togliere la polizia, facciamo una cosa. Abbiamo il nostro menu interazione. Ciao, sicuro, che serve. Tutto così sciallona. Facciamo abilità ceo. Corrompi faccia l'ordine. Perfetto. Anche se potevamo chiamare Lester, però per me è una rottura chiamarlo. Aspetta che ti risponde tutto il resto, eccetera. Vabbè, saliamo sul nostro Idra. Andiamo. Nel frattempo andiamo su mappe e vediamo il giocatore più vicino. Qui c'è una taglia. Un giocatore con una taglia. Poi un altro con la taglia qua, però fa parte della mia crew. Quindi ci dirigiamo verso il deserto, così possiamo abbattere anche quel bellissimo elicottero. Sarà un bellissimo viaggio, molto lungo. Ok ragazzi, abbiamo un minuto per farli fuori. Però come a quanto vedo stanno andando verso il nord. No, aspetta, no, stanno dopo il Mount Chiliad. Mount Chiliad, scusate per la pronuncia, però non riesco bene a pronunciare questo monte assai misterioso. Sì, però ragazzi, cioè, secondo me sembra che stanno qui sotto, però non li vedo. Eccoli, eccoli, eccoli. Li ho beccati. Mi sa che stanno con un buzzer, quindi è un po' pericoloso. Mi sa che stanno con un buzzer. Ecco, li agganciamo. Ok, uccisi. Bersagli fuori. Praticamente cerchiamo gli... Ecco, c'è rimasto quest'altro con lo stronzetto qua. Tanto per farlo lo facciamo fuori. Però mi sa che ora mi agganciano. Ci conviene... Ecco, 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 eccolo. Ci conviene andare via perché ci stanno per tirare i viaggi tra poco. Però in un'occasione ho voglia di fare uno fuori. Ok, cazzo. Ok, razzo, razzo, razzo. Ok, 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 ok. Oddio, abbiamo... Ce lo siamo tolti. Ok, ok, ragazzi, ok, ragazzi. Ce lo siamo tolti. Ci siamo scappati per culo. Ci allontaniamo e agganciamo un altro bersaglio. Cazzo, guardi, via. Tu non puoi vedere niente. Vaffa. Muori. Cazzo, io mi uccido da solo. Ma sono proprio deficiente. Ci dirigiamo subito verso l'Idra. Togliamo la musica e andiamo direttamente verso l'Idra.
parte che qua stanno morendo male. Vediamo. Ok, morto. Oh, fail assurdo. Ok, proprio all'ultimo. Morto all'ultimo. Wow. Wow. Morte stupenda. A parte che poi questa moto dovevo restituirla a quella ragazza di prima, quella là, che praticamente, tra virgolette, ho ucciso. Ok, mi sa che ci conviene fare un giretto in moto anziché andare subito in nitro. Vado a caso. Ok, andiamo sempre qua dentro. Oddio, vedo una rampa gigantesca. La facciamo. Boom. Ok, ho sbagliato. Non era una rampa gigantesca. Lo era quasi, stavo quasi per sto per morire. Spero che le macchine si fermano. Chiedo un autostop così così. Oh, che cazzo mi hanno investito. Allora. Ehi, cosa vuoi? Oh. Headshot. Sta bene? Tu non filmare, brutta puttana. Ben, via, giù. Ti è piaciuta la supposta? Bene. Auguri. Chiamiamo il nostro fedelissimo meccanico e ci facciamo venire a prendere. Boom. Headshot, headshot. Allora, facciamo The Pearl, la Sultan RS. La Sultan RS è proprio, l'adoro tantissimo. Intanto voglio fare un po' di cazzeggi con questo fucile qua, il fucile avanzato. E facciamo così, cazzeggiamo un po' così. E dai, mirami l'altro poliziotto. Facciamo così. Wow. Eccolo. Stordito, ucciso. E ora partiamo, arrivano tutte le peggio persone. Già, porca di quella paglia, mi hanno rovinato. Mi hanno rovinato la macchina. Il fanale dietro, ma si deficienti, non capiscono un cavolo delle macchine. Guarda che velocità. Guarda, guarda che potenza. A parte che ho paura che... No, tanto c'è le gomme antiproiettili, perfetto. Però guarda, se mi toccate un'altra volta la macchina, ti giuro che vi ammazzo. Ah, vedi questi, quelle... Quei puntini per terra per bucarmi le ruote. Però volevano bucarmi le ruote, invece no. Voglio buttarli. Guarda, io sono così gentile che gli voglio dare una caramella. Infatti gliela regalo. Però poi loro non accettano e quindi esplodo pure io lo stesso. Cioè, quindi è un problema perché muoio così. Non so. Cioè, che se noi poi chiamiamo il meccanico, cioè il meccanico dove si trova ovviamente, ci mette anni a spedirmi la macchina, perché dove si trova? La mecca, ovviamente. Dai, XLS blindata è un'ottima scelta. Dai, ci siamo dentro e andiamo. Andiamo a comandare. Wow. Musica di Nigga. Ok, permesso. Permesso, ragazzi. No. Aspetta, quelle ragazze devo rimorchiarle. Le vado a rimorchiare. Ma ciao, ragazzi. Vi rimorchio tutte. Tutte su, dai, ragazze. Oddio, ho rimorchiato pure un maschio. Tu maschio, via. Tu ragazza, vieni con me. Oddio, mi dispiace. È caduta di sotto. Sta laggiù, ecco. In basso a sinistra. C'è stato un incazzato con me, sta là sotto, ebbene. Altre ragazze, yeah. Ragazzi, veramente dei voli. Ok. Cioè, quella ha fatto un volo della Madonna e non muore. Guarda che ti sgommo sopra. Cioè, guarda! Quello, vuole uccidere quella. Ma che cazzo c'ha? Brutto strozzo, quella è la mia ragazza. Oh. Fanculo. E ora si fa bordello. Proprio bordello, bordello. Si elimina questa polizia che non ci vede. Non ci vede. Proprio subito. Andiamo a carrammato. E facciamo gli ACAB. Intanto vedo degli stronzi là. Cioè, veramente...
con tutte queste cose neanche l'ho beccato. Ecco. Era ora. Era ora. Come ho potuto parlare? Fate 2 ore per beccare una macchina. Ragazzi, veramente, che mira di merda. Cioè, io sono veramente euforico. Euforico di avere una mira di merda. Aspetta, un motociclista. Io oggi li odio i motociclisti, non so. Oggi mi stanno sul cazzo. Mi sa... ecco, doppia esplosione. Sì. Altro ci mettiamo? Un altro motociclista? Vaffa. Ovviamente, se esplodi vicino all'esplosione, cioè, il motociclista mica muore. Cioè, resta ancora vivo. Ok, cioè oggi questa... Guarda, a strage dei motociclisti. Per ogni motociclista che uccido, facciamo un like, dai. Boom, tanto ci vuole veramente 2 secondi a cliccare quel pollicione in su per mettere quei bellissimi like, cioè veramente. Veramente vi ringrazio se mettete like. Fate come vi pare, però veramente ci vuole veramente 2 secondi a cliccare quel pollicione in su. Allora, continuiamo a distruggere macchine a random. Laggiù vedo che ci sta un blocco. Andiamo al blocco. Tu ancora viva sta macchina. Mamma mia ragazzi, quanta gente. Quanta gente. E ovviamente tra tutta questa gente ci sta un fottuto motociclista, che non so veramente che ci fa. Becchiamo l'elicottero. Elicottero beccato. Ma ragazzi, state spendendo i motociclisti. Motociclisti di qua e di là, dappertutto. Wow, andiamo, andiamo, andiamo. Dritto. Ovviamente devo sbattere tra tutti. Tra tutto lo spazio che c'è, per forza adesso un muro devo beccare. Mi peggio esplosioni in un benzinaio. Ovviamente devo uccidere tutti qua dietro. Aspetta, come al solito, cazzaging con l'idra e carrammato oggi. Sì, in culogna quel colpo. Un altro in culogna. Un altro... Ma porca di quella boia, sempre si addosso a questo albero. Prego. Auguri. Grazie. Allora, andiamo qua dentro. Un altro motociclista ciccione del cavolo. Ok, l'ho beccato, l'FBI. Ah, polizia così, normale, fa schifo. Ci sta l'altra gente, sì, ci sta l'altra gente, quindi andiamo dall'altra gente. Andiamo a fare compagnia, dove stanno? Stanno lontano. Intanto risolvo una questione qua con la polizia. Perché veramente la polizia mi sta veramente simpatica. Veramente, proprio veramente simpatica. Cioè io l'adoro perché secondo me la polizia è una sala da giochi. Cioè tu vai, giochi tutto il tempo che ti va, poi... Cioè loro sono infiniti, non... cioè non è che finiscono dopo un po', continuano all'infinito, non muoiono mai, capito? Tutto il resto così. Madonna. Oh, t'ho beccato pure in pieno, porca di me che la miseria. Ho beccato. Un'altra volta ancora, un'altra volta. Oh. Che cosa manca? La polizia stronza, quella laggiù. E quell'elicottero lo voglio usare dopo, quindi non lo uccido. Cioè, non lo distruggo. Ok. Doppio incisione. Cioè, arriva valangate la polizia. Scusate, ho detto valangate. Cioè, valangate. Altra ancora. Intanto sono impenetrabile. Ci sta la polizia che tira dei cecchinate, che non fa un cazzo di nada. Ok, uscite, bravi. Perfetto. Un'altra ancora. Cioè io mi sto un po' leggermente annoiando qua. Veramente la polizia non c'entra di discutere quando si trova davanti un carro armato. Facciamo l'ultima ordata, la eliminiamo così. Per quell'altro elicottero. Facciamo pure questo qua. Taglie. E poi usciamo e partiamo subito su questo elicottero. Dobbiamo sbrigarci il più presto possibile. Intanto già... cioè, 3/4 danneggiato. Sì, dai, quelli metallici di merda. Intanto vanno a fuoco tutti. E allora ci dirigiamo
Ci dirigiamo verso... Ecco, quell'elicottero. Facciamo lotta aerea. No, no, andiamo sull'edificio, così ci aiutiamo un po'. Andiamo qua sopra. Qua sopra così ci mettiamo un po' e spariamo un po' gli elicotteri. Tanto io mi, cioè, mi suicido. Parcheggio l'elicottero così a sciallona di merda, così bla bla bla, bla e poi mi uccido. Vabbè ragazzi, comunque vi saluto. Spero che in questo video vi siete divertiti. Ammazza sto pazzo mi guida. Oh, chi sei? Tom Cruise? Ma fatti vedere qua. Oh, a Tom Cruise. Uccido il tuo amico. Uno qua e un altro Tom Cruise ancora. Questo qua. Ecco. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi. Veramente ci vuole solo veramente 2 secondi. Scusate, ho ripetuto tipo 10.000 volte veramente. Vabbè, ci vuole veramente 2 secondi a cliccare col pollicino in su. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.